Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Mario Dedo. Oggi siamo su Fortnite e andremo a vedere tutti i personaggi NPC della nuova stagione. Allora, partiamo da qui a questo punto. Ci andiamo a lanciare. Primo personaggio, specialista in medicina. Quindi, a parte poter venire con noi, ci darà anche la mitraglietta. Andiamo a vedere uno per uno. Ogni personaggio ci potrà dare o delle armi o delle cure o altri oggetti Fortnite. E alcuni potranno anche venire con voi nella battaglia, altri invece resteranno lì nella loro posizione. Ma attenzione a non attaccarli. Infatti in quell'occasione diventeranno dei vostri nemici. Eccola qua, Afrodite. Come vi dicevo, può darci la mitraglietta di Araldo epica con 300 lingotti. Come vedete ci sono anche delle scorte, quindi c'è una limitazione. Non ne potete prendere in questo caso più di 3. E poi naturalmente può venire con voi e aiutarvi nella battaglia di Fortnite. Noi non abbiamo lingotti, quindi proseguiamo alla ricerca del secondo NPC. Il secondo che andremo a vedere, anche in questo caso, ci darà una pistola con 300 lingotti o le ali. Il secondo personaggio che vedremo però non può seguirvi nella battaglia. Abbiamo messo il punto. Ecco qui il secondo personaggio. Quindi ali e pistola. Ok, passiamo al terzo. Andiamo sempre sulla mappa a mettere il punto. Ok, il terzo può venire con voi e ci può dare il fucile d'assalto. Allora, dovrebbe trovarsi qui nella piazza centrale. Andiamo a vedere se ci aspetta. Eccolo. Sa fare un balletto. Quindi fucile d'assalto sempre epico, scorte 3, lingotti 300. E può anche seguirci. Andiamo a vedere il quarto personaggio. Brutus, fucile pesante e le bende. Ok, il punto l'abbiamo messo. Eccolo qui, Brutus. Come vi dicevo, fucile pesante e le bende. Non vi può seguire in questo caso. Andiamo a vedere sempre il punto sulla mappa e andiamo al quinto personaggio NPC. Anche in questo caso fucile pompa e le bombette. E anche in questo caso non può seguirvi. Allora, dovrebbe stare qui all'interno. Sì. Eccolo. Fucile a pompa, martello e granata. Passiamo al prossimo personaggio. Ci manteniamo qui sulla mappa, quindi siamo quasi a distese. Questo vi permetterà il travestimento o vi darà le onda d'urto. Abbiamo messo il punto. Sta arrivando anche la tempesta. Eccolo qui, lo troverete un po' al di fuori di distese. Medusa, come vi dicevo, travestimento e onda d'urto. Ok, passiamo al prossimo. Questo NPC può seguirvi e darvi il nuovo fucile pompa pesante. Andiamo subito da questo NPC. Eccolo. Quindi fucile pesante guardiano epico e, come vi dicevo, può seguirvi. Vediamo se riusciamo a trovare altri NPC in questa partita prima di iniziarne un'altra. Sì, possiamo provare a rotaie. Quindi ne abbiamo visti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passiamo all'ottavo. Eccolo lì, l'ottavo NPC.
Quindi fucile d'assalto, addirittura le cura bomba e può venire con voi nella battaglia. Passiamo al prossimo. Anche in questo caso questo NPC può venire con voi e vi dà la mitraglietta. Andiamo subito a vederlo prima della tempesta. Allora, eccolo qui, l'NPC. Mitraglietta epica e può naturalmente seguirci nella nostra battaglia. Qui la benzina è finita, andiamo a prendere un'altra macchina e andiamo a vedere, penso, l'ultimo in questa partita. Poi per i successivi NPC li vedremo nella prossima partita. Allora, andiamo a vedere quindi l'ultimo per questa partita. Questa ci permette di avere la fenditura e un cecchinozzo, ragazzi. Allora, il punto l'abbiamo messo. Oh, eccolo qua, gran ghiacciaio. Allora, ci permette di avere fucile di precisione, la fenditura. Ok ragazzi, penso che per questa partita non riusciamo a vedere più NPC, quindi io ne starterò un'altra e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, quindi abbiamo visto nella partita precedente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ce ne mancano altri 5. Allora, l'undicesimo ci permette di avere il fucile di precisione e può seguirci nella battaglia su Fortnite. Andiamo subito al prossimo. Ah, qui la safe ci darà filo da torcere. Ok, fucile pesante e l'onda d'urto. Andiamo subito che il tempo stringe. Ecco qui il dodicesimo NPC. Andiamo sempre a interagire, quindi fucile pesante guardiano epico e granata onda d'urto. Passiamo subito al prossimo. Tredicesimo NPC, anche in questo caso può venire con noi e ci potrà dare il DMR cacciatore. Eccolo. Addirittura seduto. Ok, DMR cacciatore epico, sempre 300 lingotti, scorte 3 e può venire con noi. Passiamo al quattordicesimo, quindi penultimo. Mitraglietta araldo e le ali. Andiamo subito. Il penultimo NPC lo beccheremo in tempesta. Speriamo almeno di uscirne vivi. Ok, penultimo NPC, mitraglietta e le ali. Ok, torniamo subito in safe. Andiamo a vedere il quindicesimo NPC, quindi l'ultimo. Ci restituirà il DMR cacciatore e possiamo anche portarlo con noi durante la partita. Eccoci qui ragazzi. Come vi dicevo, DMR cacciatore epico, sempre scorte 3 e sempre 300 lingotti e può venire con noi in partita. Visto che è l'ultimo, vi farò vedere anche attaccandolo. Diventerà vostro nemico e tenterà di uccidermi naturalmente, con un po' smirati naturalmente loro. Alla sua uccisione ci potrà restituire qualche arma e le munizioni. In questo caso abbiamo avuto il fucile d'assalto. Ok ragazzi, io vi saluto per questo episodio, quindi abbiamo visto tutti gli NPC di questa stagione. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!